Amiche ed amici di Telecapri Sport, ben trovati da Fabio Mura con il calcio 5 di Serie A, ottava giornata di campionato al Palazzetto dello Sport di Caravita. Si affrontano il Napoli calcio 5 e il Montesilvano. Andiamo a leggere gli schieramenti delle due formazioni in campo. In maglia bianca gli ospiti del Montesilvano con il numero 20 Scordella, con il numero 4 Fragassi, con il numero 8 Tosta, 11 Calderolli, 13 Velasquez, 10 Borruto, 12 Junior, 17 Cuzzolino, 7 Burato, 30 Di Pietro, 27 Fantecele, 19 Piergostino. Allenatore Ricci risponde il Napoli calcio 5 in maglia azzurra con il numero 20 Garcia, Pereira, 2 Frosolone, 4 Di Luca, 5 Bellico, 7 Campano, 8 Emmer, 10 Melise, 17 Sartori, con il numero 18 Zamboni, con il numero 23 Pico Veletti, 28 Guerra, 12 Ranieri. Allenatore Tarantino a dirigere il match, primo arbitro signor Alessandro Merenda di Reggio Calabria, secondo arbitro signor Mario Filippini di Roma 1, cronometrista signor Rosario Lacerra di Battipaglia. Due assenze importanti nelle fila degli ospiti del team di Ricci, soprattutto il portiere numero uno al mondo, parliamo di Mammarella, che per un infortunio non è qui stasera e per fortuna del Napoli non difenderà i porti della porta del Montesilvano, mentre squalificato Botao, squalificato anche Pizzetta per il Napoli calcio 5. Esordio sul parquet amico del nuovo acquisto del Napoli calcio 5, Pedro Guerra, prelevato dal Futsal Portos in Serie B, ma l'anno scorso al Napoli Mamma, dunque conosce molto bene l'ambiente del calcio 5 campano. Lo vedremo all'opera per la prima volta con la maglia del Napoli calcio 5. Ottava giornata del campionato nazionale di Serie A con il Napoli calcio 5, reduce purtroppo da due sconfitte consecutive, quella casalinga contro la Luparenza e quella più netta sul campo della Lazio, per una classifica che vede l'Asti a 19 punti, il Montesilvano a 15, Alter Ego Luparenza 14 con la Marca Fuzza, Lazio 13 con Pescara, l'Acque Sapone con la Cogianco a 11, Napoli a 10, il Caos Fuzza a 7 punti, Franco Gume Venezia 6, Verona 3, Rieti 3 e Promomedia Sport 5 a 0 punti. Ci vuole una vittoria di prestigio, ci vuole una vittoria importante e soprattutto bisogna tornare ai 3 punti, diciamo, dopo questo doppio passo falso contro una signora squadra, una squadra che ambisce sicuramente a posizioni di alta classifica, ma è un Napoli calcio 5 che soltanto, dicevamo, con la Lazio non è stato il vero Napoli calcio 5, una partita in colore forse anche contro la migliore Lazio della stagione. Però adesso, come dicevamo, davanti al pubblico amico il team di Carmine Tarantino, che ha festeggiato gli anni in questa settimana, proverà a riscattarsi, proverà a fare suo il match. Tutto pronto per il fischio d'inizio, ancora qualche istante poi inizierà la partita. Il fischio d'inizio del direttore di gara nella stagione. Attenzione, scusami, subito una chance per il Napoli che stava per sfruttare un errore in fase di possesso. Campano ci prova con il destro, la parata con qualche difficoltà dell'estremo difensore Scordella, va bene così, bisogna. Non è che un po' di ponte sbagliati chiaramente, anche data vista l'età, quindi bisognerebbe approfittare di questa situazione. Vigo Pellentini, il tocco all'indietro, il destro di Rocca e Sartori, la parata di Scordella, il Napoli c'è. E tante rivoluzioni che noi viviamo ogni anno con questo sport, con nuove società, tante fusioni, e adesso questo nuovo percorso, dicevamo, del Napoli calcio 5 formato dall'ex Napoli Vesevo, l'ex Napoli Fuzza, la mette, ci prova ancora, la palla dentro, Campano, e iniziamo bene qui, iniziamo bene con il portiere che devia la palla, lo lancio di Andy Garcia, la palla in avanti, il colpo di testa di Calderolli, poi ancora il tentativo di Borruto, attenzione qui a non far giocare, a far tenere palla a Montesilvano, che fa della tecnica anche la sua arma vincente, vedete Fantecele come si vede l'avversario, la palla sull'altra sponda, si salva Garcia Pereira, la palla resta lì, attenzione, pericolo ancora, mamma mia che pericolo, ancora la palla in aria di rigore, ma Vico Pelentier, il tocco in avanti per Emmer, poi Rocca e Sartori, ancora Rocca e Sartori, prova a liberare il mancino, la palla dietro, e c'è il gol, e c'è il gol, e c'è il gol di Sprizzolo, andiamo Napoli, andiamo Pico Pelentier, timbra il cartellino, dopo 3 minuti e 30 secondi il Napoli passa in vantaggio. Verso Garcia Pereira, il lancio in avanti, colpo di testa, attenzione a non dare l'uno contro uno, però troppo soli, va bene Garcia Pereira. Campano, ancora il tentativo però con la superiorità numerica su quest'altra sponda, il sinistro, ci ha provato Fragassi. E adesso ancora il Napoli che va a pressare, attenzione però che il Montesilvano palla al piede, viene sempre fuori bene, troppo solo qui, troppo solo, 10 minuti 28 secondi al termine del primo tempo, Daniele Melise perde l'attimo, Daniele Melise che è stato, bravo Daniele, bravo a rubare questa palla,
andiamo, puoi andare con l'uno contro uno, vedete Luca, il sinistro sul fondo di Pasqualino Maragià. Daniele mi dice che abbiamo conosciuto, bravissimo, andare a cercare anche il gol. Attenzione ancora a questa iniziativa, mamma mia, ha sbagliato qui Pedro Guerra, ha concesso il tiro a Borruto. Con l'uscita lui ha fatto il salto di qualità, poi non si è confermato. Il sinistro olimpico Pelletier, la parata di Scordella, io devo togliere continuamente il microfono. Ma dicevi del fatto che è cresciuto moltissimo Campano, la conclusione macina, Scordella è un Napoli a tambur battente in questo momento, ancora Pico, puoi provarci, l'assist invece, ci prova con la conclusione mancina, Emer, la parata di Scordella, stiamo spingendo, centrale per De Luca che quasi ruba il pallone, andiamo Daniele, Melise, largo per Campano, ha provato il destro, il piatto a metà tra un tiro e un passaggio verso Daniele Melise, la ripartenza del Montesilvano, uno contro uno di Fragassi, sbaglia tutto, il piede non era il suo, per fortuna il destro ha calciato sul fondo, Olli prende l'assist. Ancora Calderoni, no! La ripartenza del Montesilvano, attenzione. Montecelle troppo solo. Si salva Garcia Pereira, uno dei migliori della Serie A. Attenzione! È uno schema, 1-2, perso l'attimo Guerra. Garcia Pereira oggi lo voglio confondere per forza con Guerra. Calcio d'angolo. Palla lunga, ci prova Junior al volo, Garcia Pereira, la ripartenza, andiamo Daniele, perso l'attimo, poi ci prova Pedro Guerra, si lascia troppo spazio al gioco del Montesilvano, ovviamente si rischia, attenzione ancora Junior, uno contro uno, Garcia Pereira, la pecca di essere... non fischia, scusami, superiorità numerica del Montesilvano, Junior ancora la toccata, Garcia Pereira sul fondo, il fischio di chiusura del primo tempo decide fino a questo momento il gol di Pico Pelletier, eccoci tornati in telecronaca, bella azione manovrata e poi Pico con il suo sinistro ha impensierito Scordella, di nuovo Montesilvano in avanti, fermato Junior, attenzione gol, arriva il gol di Calderoni, sono andati in quattro su Junior, la palla è rimasta lì, purtroppo, tecnicamente davvero eccessi, e alla fine prendi gol sul rimpallo, c'è sempre tanta rabbia, la ripartenza, la palla dentro, andiamo Guerra, il destro, fermato, poteva essere il gol di Pedro Guerra. La puntata è stata anche velenosa, ma purtroppo è stata bella. Si prova adesso ancora, poi la conclusione doppia di Pico Pelletier, la palla resta lì a Prontino, contro squadre di grande valore, bisogna giocare, attenzione la traversa, colpita da Rocche Sartori. Mamma mia che sfortuna. Ancora con Emer che va a battere il folletto del Napoli. La palla dentro, Melise scivola, il tocco all'indietro, la ripartenza, attenzione. Esce Garcia Pereira, arriva Campano, c'è il fallo di Garcia Pereira. Attenzione, giallo. Sartori, Emer. Cercare ancora Campano. Campano aspetta l'arrivo di qualcuno. Ecco Emer. Sotto misura, l'uscita Daniele la controlla, ancora il Napoli, tocco in avanti, verso Campano, fermato da questa spaccata, attimo di confusione, a centrocampo il fallaccio di Calderoli, non lo ammonisci neanche, arriva il cartellino giallo, non lo ammonisci, eccolo qua, sì, 8 minuti 40 secondi al termine del match. Una bella partita, davvero una bella partita con tante occasioni. Punteggio basso e bugiardo. Diamo Emer, uno contro uno. Provaci Emer sul fondo. Dalla marca padrone di casa. C'era, mi ricordo. Attenzione, andiamo Napoli. Il tentativo, la palla dentro. No. Che peccato, mamma mia. La foga agonistica di qualche istante fa. Bisogna approfittarne, Alfredo. Infatti mi sembra che il Napoli stia cercando maggiormente la vittoria. Però, come dicevo, anche più riprese. Attenzione, scusami. Qui si salva Garcia Pereira. La palla dentro. Arriva Campano. Superiorità numerica per il Napoli. 3 contro 2. E stacco il Montesilvano. Andiamo Campano. Andiamo Cobra. Provaci. Il tocco sotto sulla traversa. Alto. 3 minuti 20 secondi al termine. Il tocco per Daniele Merise. Bravissimo. Sbaglia Rocche Sartori. Arriva la palla a Campano. Andiamo Daniele. Provaci Daniele. La toccata con le mani. C'è il calcio di punizione. È ammonito, signor arbitro. Lo vuoi cacciare questo cartellino? È ammonito Calderoli, quando lo cacci il cartellino, andava in porta.
Il calcio di punizione per il Napoli sarebbe stata espulsione, superiorità numerica a 3 minuti dal termine. Andiamo Napoli, provaci Pasquale, sulla barriera la palla resta lì, calcio d'angolo. E che fortuna per Junior. Con Cucciolino che è entrato in campo, Burato portiere in movimento. Cucciolino dentro, si salva e poi perde Emery il contatto. Attenzione, ancora la parata di Garcia Pereira. La parata di Garcia Pereira. Attenzione, non protestiamo. Concentrazione, dobbiamo rimanere concentrati. Ancora il tentativo del Montesilvano. Un minuto al termine, ultimo giro di lancetto. È partita. Calderoli. Burato. Calderoli. Rubiamo questo pallone. Cucciolino, la palla dentro, l'imbucata, attenzione, il gol. Vivo con la Pico che recupera il pallone, 33 secondi al termine, ancora Pico, uno contro uno, fermato e il match finisce qua. Il match finisce qua, con il gol ancora di Velasquez. Alla fine. E questo è il futsal, poi ha rischiato il tutto per tutto con Ricci e ad arrivata la vittoria del Montesilvano. Il Napoli non è stato agevolato dalla direzione di gara. Andre Fantecelle, un Montesilvano che ha dovuto aspettare l'ultimo minuto di gioco per avere ragione di un Napoli che davvero ha fatto una grande partita. Eh sì, sempre troviamo un po' di difficoltà in queste partite così, poi eravamo in pochi. Tosta si è fatto male, Cucciolino stava male, Boccão è diffidato, però meno male alla fine abbiamo incontrato due gol e così abbiamo fatto il nostro dovere. È un Napoli che è partito benissimo, poi si è venuti fuori voi nel primo tempo, una ripresa invece un po' più equilibrata, insomma davvero poteva succedere di tutto, no, in questa partita? Sì, certo, sono una buona squadra, non c'è dubbio, però... in queste partite così sono i fatti, una palla come è successo alla fine, mancavano 50 secondi e abbiamo fatto gol, quello smonta qualsiasi squadra, anche se all'interview qualsiasi squadra, è normale. Che cosa vi ha detto il tecnico nel momento in cui avete provato il portiere in movimento? Avete anche cambiato poi dopo l'uomo, avete rischiato anche? No, sì, è perché lui aveva detto di fare una giocata perché Campone stava molto alto. E abbiamo fatto quello che ha detto lui, e meno male è andata bene, abbiamo segnato. Andrea, è sempre bello tornare a Napoli, di fronte c'era anche un certo Garcia Pereira con cui hai vinto uno scudetto Under 21 qualche anno fa. Sì, certo, mi fa piacere, poi ci ho giocato qua abbastanza, 2 anni mi pare, e poi incontrare con Garcia mi fa veramente un piacere perché è un grande amico mio. Carmine Tarantino, dobbiamo partire dal 17esimo, quando Calderoli, già ammonito a terra, colpisce la palla con le mani su un'incursione di Melise e l'arbitro assegna il calcio di punizione ma non il secondo giallo. Poteva cambiare la partita lì, ci stava quell'espulsione a detta di tutti coloro che hanno visto questa partita? Probabilmente poteva cambiarla perché dei 3 minuti finali ne avremmo giocati 2 in superiorità numerica. Probabilmente c'è anche l'ammonizione, visto che lo stessissimo episodio si è verificato proprio in casa con Rai Sport contro il Verona e lì pagammo con l'espulsione di Bico, un fallo identico. Però io sono anche del parere che sull'1-1, al di là dell'ammonizione e quindi della mancata espulsione, abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita. Ne abbiamo avute almeno un paio, forse qualcuna in più, e dovevamo chiudere la partita. Gli errori sono stati nostri, sì, poi alla fine possiamo recriminare sulla mancata espulsione e tutto, però prima dobbiamo buttare il pallone dentro, perché abbiamo avuto occasioni limpide per farlo e in un momento in cui sembrava addirittura che la dovessimo vincere la partita, perché avevamo tutto per vincerla e lì dovevamo chiuderla. Ecco, Montesilvano che alla fine poi ha rischiato il portiere di movimento, che cosa hai pensato quando hai visto prima Cucciolino e poi Burato con la maglia del portiere di movimento? Che cosa hai detto ai tuoi ragazzi poi prendendo quel gol? Sai, a pochissimi minuti dalla fine ovviamente loro ci hanno provato, hanno grandissima qualità, hanno fatto girare bene la palla un paio di volte, siamo riusciti a chiudere bene, alla quarta ci hanno fatto gol, anche la qualità dei giocatori è importante in questo tipo di giocate. L'avevamo vista perché la stessa giocata è servita al Montesilvano per far gol all'Asti, uguale, ci siamo caduti purtroppo, poi ci siamo buttati un po' allo sbaraglio per provare
andare a vincere. Abico ha perso un pallone, abbiamo preso il terzo, però probabilmente sul 2-1 la partita si è un po' chiusa, perché mentalmente eravamo forse convinti di vincerla davvero e ci siamo ritrovati sotto a un minuto dalla fine, quindi peccato. Ecco Carmi, tu hai sempre detto che il Napoli, quando gioca con lo stesso, la stessa intensità, anche contro una squadra forte, devi giocare sempre con questa intensità, senza paura gioca meglio. Oggi forse però, dopo un inizio davvero esaltante, molto bello, con la terminazione giusta, avete lasciato troppo campo, troppo possesso palla al Montesilvano, giocando soltanto, buttando via il pallone. Diciamo che l'avevamo preparata un po' così, nel senso che secondo noi, per le caratteristiche del Montesilvano, il Montesilvano è una squadra che ha bisogno di spazi per esprimersi, abbiamo cercato il più possibile di togliere gli spazi. È vero che quando ti abbassi troppo qualcosa rischi, però ne eravamo consapevoli. Questo atteggiamento, in certi momenti forse anche un po' troppo difensivo, ci ha portato a un minuto dalla fine ad essere col pareggio in tasca e con la possibilità di poterla addirittura vincere. Certo, ora ci troviamo a parlare di un 3-1 e quindi tutto quello che abbiamo fatto sicuramente è sbagliato, però l'idea era quella, abbiamo provato a seguirla, ci stava dando i suoi frutti, ci riproveremo la prossima volta. Ecco, la prossima volta il Napoli deve purtroppo fare i conti con 3 sconfitte consecutive, anche se l'abbiamo detto praticamente all'inizio della stagione, le partite che bisognava vincere le avete vinte, però c'è un po' di rammarico perché state perdendo punti in gare dove potrebbe arrivare anche qualche piccola soddisfazione. Sì, in particolar modo le due partite in casa, probabilmente con un pizzico di cattiveria in più, un pizzico di esperienza in più, si poteva portare qualche punto a casa, questo è vero. Fa parte della famosa esperienza che dobbiamo fare. Queste partite probabilmente tra qualche tempo non si perderanno più, o se continuiamo a perdere vuol dire che non avremo fatto esperienza. Guerra? Guerra ha dato il suo contributo, è stato importante, ci ha dato una certa fisicità, un cambio in più per Sartori in fase difensiva come centrale. Ha avuto anche un'occasione, certo, il ritmo a cui era abituato in Serie B è un po' differente, quindi per questo l'ho dovuto centellinare anche con i cambi, però penso che la sua prestazione sia stata abbastanza positiva.